Ciao ragazzi, mi sono Brillo e oggi volevo parlare del maledetto tempo verbale present perfect e quanto lo odiamo. Scherzo ragazzi, non odiamo il present perfect, anzi io lo amo perché è così comune e descrive una bella sensazione del tempo, come fanno tutti i tempi verbali, descrivono sensazioni diverse del tempo. E ragazzi, dovete sapere che in tutte le lingue ci sono tempi verbali diversi, quindi in italiano avete tempi verbali che non abbiamo in inglese e anche noi abbiamo tempi verbali che voi non avete. Uno di questi sarebbe il present perfect tense. Detto ciò, quando sei italiana e hai la mente italiana, forse è molto più difficile per te tradurre e usare il present perfect tense, perché tanto non sei abituato a per niente ad usare questa sensazione del tempo. Quindi bisogna chiedere cos'è il present perfect e cos'è questa sensazione del tempo che voi non descrivete in italiano. Usate di solito il presente. Questo l'ho trovato sempre strano, perché quando io voglio descrivere la mia sensazione di tempo a cui sono abituato io, il present perfect, non ce la faccio in italiano perché devo usare il presente. Questo mi dispiace tanto, ma quando parliamo inglese, per fortuna, possiamo usare questo tempo verbale e descrivere questa sensazione del tempo. Di quale sensazione del tempo sto parlando? Ecco un bel opera d'arte fatto da me, un artista molto bravo. Scherzo, chiaramente. Allora ragazzi, questo è il tempo. Questo è il tempo. Ho scritto tre esempi qua. Questo primo è un'azione che è iniziato, finito così. Sono andato lì quel giorno e basta. Cioè è iniziato, boom, molto veloce, finito. Quello ci vuole simple past. Poi questo sopra, anche se è durato tantissimo, diciamo 20 anni è durato questa azione, ma prima di adesso, now, è finito, ok? Quindi l'azione è iniziato, è durato, 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 finito, qui. Quello ci vuole simple past. Non sta ancora andando, non sta ancora andando, è finito. Invece il present perfect contiene anche il presente, però è iniziato nel passato, è iniziato anche un giorno fa, anche un'ora fa, anche 10 anni fa o 100 anni fa. Dura, 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 dura. Ecco, now, e sta ancora andando. Avete visto la freccia qua? Questo è present perfect tense. Quindi ragazzi, ad esempio, se vivo in un posto da 5 anni e ci vivo ancora, quale tempo verbale ci vuole? Chiaramente se ci vivo ancora ci vuole present perfect. Quindi non vorrei dire solo present. Vivo qua da 5 anni, sarebbe sbagliato, perché quello descrive solo un punto qui. Cioè se dici vivo qua e basta, hai dimenticato tutta questa parte. In inglese funziona in italiano, ma non funziona in inglese. Quindi se voi dite vivo qua da 5 anni, non usate il present tense in inglese, dovete usare il present perfect tense. Quindi vivo qua da 5 anni, I have lived here for 5 years. I've lived here for 5 years. Se ieri mi fossi trasferito, quindi non ci vivo più, anche se era ieri, cioè però non è più presente, sarebbe ora questo punto qui, quindi è finito, la freccia non c'è più, è adesso simple past. I lived there for 5 years. Ora non ci vivo più, però se ci vivessi ancora chiaramente sarebbe present perfect. Ragazzi, non vi rendete conto di quanto dobbiamo descrivere qualcosa così, perché in italiano non lo dovete mai fare, perché non avete questa sensazione del tempo in italiano, non avete questo tempo verbale, e quando ci pensate vi rendete conto di quanto facciamo questa sensazione del tempo, quanto lo descriviamo. Ad esempio, se sono le 3 di pomeriggio e voglio chiedere cosa hai fatto oggi? Visto che sono le 3 di pomeriggio, il giorno sta ancora andando. Se ti chiedo cosa hai fatto oggi, oggi deve ancora continuare. Oggi non è finito. Quindi forse va meglio present perfect. What have you done today? Se dici what did you do today, implica che il giorno è finito. Se uno va a letto alle 3 di pomeriggio, puoi anche dire what did you do today. Hai chiuso il giorno se chiedi in quella maniera. Invece se chiedi
What have you done today? Stai dicendo, sono consapevole che la giornata non è finita, ma voglio sapere da quando la giornata è iniziata fino alle 3 di pomeriggio adesso. What have you done? Cioè, chiaramente continuerai a fare cose oggi, quindi present perfect ci vuole e non simple past. E chiaramente non present e basta. Present perfect, iniziato nel passato, durato fino ad adesso. Altri esempi di usare questo: da quando vi conoscete. Da quando vi conoscete è chiaramentissimamente present perfect. Ci siamo conosciuti un anno fa. Se vi conoscete ancora, che tempo verbale ci vuole? Present perfect con la freccia, perché vi conoscete ancora. We've known each other for 1 year. Se quell'amico mio, mi dispiace, fosse morto ieri, ovviamente non continua. Lui è morto adesso, è chiuso. Quindi sarebbe we knew each other for 1 year. Quindi è chiuso adesso, non continua, non va avanti, non sta continuando. Quindi ragazzi, spero che avete capito come funziona present perfect. Però c'è un altro modo di usare present perfect che volevo ripassare un attimo. Se stai parlando di un'esperienza della vita, e puoi anche aggiungere nella mia vita, nella frase, ci vuole sempre present perfect. Usiamo present perfect anche per descrivere qualcosa che abbiamo fatto nel corso della vita. Quindi se devi usare ever come mai, oppure never, ci vuole present perfect. Sei mai venuto in Italia? Have you ever come to Italy? Have you ever come? Non did you come. Invece se sto parlando di un tempo preciso, la settimana scorsa ad esempio, la settimana scorsa è finita, così anche. Quindi did you come last week? Non have you come nella vita. Questa è una differenza. Quindi per chiarire, se potete mettere nella mia vita nella frase, ci vuole present perfect. Un ultimo esempio: ho visto quel film 3 volte. I have seen that movie 3 times. Nella mia vita l'ho visto 3 volte. Ecco, quindi così ci voleva present perfect. Quindi ragazzi, spero che abbiate capito come usare present perfect e come è differente da simple past. Se i miei video vi aiutano, potete sempre contribuire al mio canale con il mio link PayPal. Sono molto grato, grazie mille. Per il resto ragazzi, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Peace.